Benvenuti a Voci di Valle, in questa puntata ci spostiamo dal Lago Ordino per andare a Val Morel, dove grazie all'Associazione Culturale Indian Village abbiamo potuto conoscere parte della cultura di alcune tribù native del Nord America. Siamo con Alessandro Ragana, presidente dell'associazione Indian Village, sì. Siamo in Val Morel e ci puoi raccontare un po' come funziona, come è nato? Allora, questa è un'associazione culturale che nasce circa 30 anni fa e si occupa della cultura e delle tradizioni dei popoli del Nord America, in special modo Canada e Stati Uniti, questa area qua. E noi cerchiamo di portare tradizionalisti nativi americani dal Canada e dagli Stati Uniti, portarli qua, devono fare esattamente quello che fanno nelle loro comunità, quindi io li seleziono in maniera accurata, non è che mi basta che sono indiani, non è che mi interessa questo, devono fare delle cose presso la loro comunità e le stesse io li invito a farle qui per far conoscere queste culture alle persone del posto, cercando sempre anche i collegamenti tra il territorio e le tribù native americane. Chiaro, lo fate solo qua in Val Morel oppure siete anche itineranti? Vengono svolte anche su altri luoghi? Allora, da quando sono 6 anni che ho aperto un museo, questo museo di Val Morel, e quindi da quando ho aperto il museo cerco di fare le cose solo qua. Anche se, per esempio, l'anno scorso siamo andati anche a Roma, perché ci hanno chiamati a Roma sapendo che avevamo a disposizione dei personaggi di un certo tipo e quindi siamo andati anche lì, ma generalmente svolgo le attività qua. È una nicchia, ma è una nicchia importante di qualità e di cultura. A livello nazionale, quindi, da come capisco, non è che sia così diffusa questa... No, ci sono delle associazioni, però la differenza è tra il fare le cose in maniera culturale, seria, storica, eccetera, e farla magari in maniera solo folcloristica, di là, legata ai fumetti e al cinema, che per l'amor di Dio... Perché noi abbiamo una visione un po' del West, che è un po' distorta e stereotipata. Sì. Posso chiederti come è nata questa tua passione? Beh, questa passione è nata quando avevo 12 anni, quindi molti anni fa. E sono andato all'Università di Padova a vedere il primo nativo americano che veniva a fare un tour nelle università europee, portato dalle dottoresse Busatta, che sono qui ospiti nostre. Che lavorano per anche, adesso sono in pensione tutte e due, però lavoravano con l'Università di Padova e collaboravano con vari istituti museali di tutto il mondo, compresi quelli americani. Sì, allora, siccome noi, la nostra trasmissione, diciamo, parla un po' del Lago Ordino, se vogliamo, della provincia di Belluno, però a Selva di Cadore c'è un bellissimo museo dove viene celebrato un bellissimo ritrovamento di un uomo di 8.000 anni fa, certo. E lì viene ricostruita una storia che secondo me è molto legata ai nativi americani, certo, perché che sì. La storia preistorica nostra è molto legata a questa. Certo che sì, tanto è vero che qualche anno fa io sono andato lì, ho fatto un festival a Selva di Cadore dove invitavo ad andare a vedere anche questo museo e abbiamo cercato con l'allora presidente delle regole, certamente, che era un mio amico e lo è ancora, lui adesso non è più però presidente delle regole, e abbiamo cercato di fare questa cosa in un modo anche continuativo. Benvenuti all'Indian Village 2024, anche quest'anno c'è la festa dell'associazione e abbiamo degli ospiti dagli Stati Uniti. Il primo incontro di oggi pomeriggio è con Jim Sawgrass e con Henry Maxery. Il tema è l'Oriente incontra l'Occidente, cioè la differenza tra le tribù degli Stati Uniti orientali e quelli occidentali. È una cosa che un tempo Jim faceva col papà di Henry, perché Henry è giovane, ha 17 anni. Oggi la fa col figlio e questa cosa è una cosa molto carina, molto bella, e vi spiegherà le differenze tra queste tribù di queste aree geografiche degli Stati Uniti.
Poi sapete, avete il programma di all'ingresso, ci saranno le varie cose di avvicinamento fino allo spettacolo di stasera, di danze e canti tradizionali e racconti. Quindi vi invitiamo tutti a quello che sarà poi il clou della festa, cioè alle 21 lo show. E intanto lascio la parola a Jim e a Henry. Agli albori dell'uomo la prima arma era il bastone. Imagine that being the last thing you see. Immaginate che questo era l'ultimo suono e l'ultima visione che vedevate prima di morire. As time went on, we made our sticks even better. E man mano che il tempo passava abbiamo migliorato questi bastoni. These are sharp's teeth you see on here. They're used, are held on with the sap of a tree as a glue. Quello che vedete qui è fatto con denti di squalo che sono, diciamo, legati al legno con la resina degli alberi a mo' di colla. This is made by taking pine sap, heat and charcoal ground into powder and mixing them together and you get a very strong, strong glue. Quella che vedete qua è resina che veniva scaldata e si ammorbidiva, si liquefava e veniva usata per legare in maniera molto forte le cose che volevate mettere assieme. Anybody need a back scratcher tonight? Qualcuno vuole una grattata di schiena stasera? Well, yeah. We also thought of sharpening a stick to make it a spear as well. Invece noi facevamo rendevamo puntito un bastone perché era una lancia. Later, adding things like a stone and other items. E più tardi le punte erano fatte di pietra o di altri materiali. We then got smart and using the idea of softening allowed the spearhead to come off. E così abbiamo pensato un'idea intelligente e abbiamo pensato alla punta che potesse sganciarsi dalla lancia. So when we stab our animal, the spear stabs them and we run away. E così pugnalavamo l'animale. La punta rimaneva nell'animale e noi col bastone della lancia scappavamo via. Speaking of stabbing, this is the nose of a swordfish. E parlando di pugnalare, questo è il naso di un pesce spada. We learned how to use everything from nature. E imparavamo ad usare qualunque cosa della natura. We learned to make moss into rope, corn husk into rope, and yucca grass into rope. E usavamo vari materiali naturali per creare corde. Now we can tie things together, not just glue it. E quindi a questo punto, creando queste corde, potevamo legare le cose assieme, non soltanto incollarle. One more thing of tying together was animal's tendon. This is a tendon from the back of a deer.
Un'altra cosa che usavamo per legare le cose assieme era il tendine animale. Questo è il tendine della schiena di un cervo. We would soak it in water, pound it with a rock until it becomes string. When it's wet it stretches, when it dries it tightens. Veniva tirato in strisce per poter essere usato, sfilato meglio quando se ne aveva bisogno di uno, di un pezzettino. As spears were made to come apart and fly in the air, they started learning to throw them further. If I throw a spear with my hand, it won't go far. But if I use a stick, it will. Abbiamo iniziato a pensare come lanciare più lontano le nostre lance. Con il mio braccio, se la lancio, va lontano. Ma se uso un bastone... Today this is called the Ado Ado. Oggi questo è chiamato Ado Ado. And all over the world people used it. E anche questo, questa tecnica viene usata attorno al mondo. This can throw the spear twice as far as just my hand. Questo meccanismo permette di lanciare la lancia al doppio della distanza di quello che farei con il solo uso del braccio. When this would hit the big animal, the spearhead would stick in and this would fall to the ground, so the hunter could pick it up and use a new spearhead and use the same spear over. Anche qui, quando la lancia colpiva l'animale, la punta rimaneva nell'animale, mentre il bastone cadeva a terra, veniva raccolto e si poteva scappare via e ricaricarla. And by bending this wood, making it thin so it will flex, will make the arrow go further. E potevamo creare pezzi di legno molto sottili che poteva essere piegato, reso flessibile e scagliare la lancia più lontano. By the end of the Ice Age, we had learned to bend the wood in a new way. E alla fine dell'era glaciale abbiamo imparato a usare questa striscia di legno in una maniera differente. The creation of the bow and arrow, allowing the arrows to be shot even farther by making them shorter, we were able to use the stone. E l'invenzione dell'arco, iniziare a usare la forma, questa forma, questo pezzo di legno per creare archi ci permetteva di lanciare la lancia, che poi è diventata freccia per adattarsi all'arco, sempre più lontano. Later, changing it to metal, using the bow, we were able to shoot our arrows a lot farther now than throwing. E successivamente, usando per le punte il metallo anziché la pietra o l'osso, le frecce giravano ancora più velocemente. And the short bow would be used to get over the horse's neck. L'arco corto aveva l'utilità di essere passato da un lato all'altro del cavallo mentre si cacciava cavalcando. In the East we did not ride the horse for hunting. Instead we dressed like a deer, wearing a deer skin on our back with a hair and the face like a mask. E nell'est non usavamo il cavallo per cacciare, piuttosto ci vestivamo come un cervo e ci coprivamo la faccia con delle maschere per assomigliare a dei cervi.